Buonasera a tutti, sono Marzio Marini, mi occupo di supporto tecnico-commerciale per alcune regioni d'Italia. Vi do il benvenuto a questo webinar di Urmet dedicato ai prodotti di rilevazione incendio Urmet e alle novità introdotte dalla nuova normativa 11.224 del 2019. Innanzitutto vi voglio ringraziare a nome di Urmet per la disponibilità e la fiducia che ci avete accordato. Prima di cominciare vi informo sul funzionamento dell'applicativo con il quale si svolgerà il corso e durante il quale potete formulare delle domande. Per chi utilizza un computer potrà aprire con la freccia arancione in alto a destra la dashboard e nella sezione domande formulare richieste di informazioni allo staff che risponderà quanto prima. Per chi utilizza dispositivi mobili troverà la possibilità di formulare domande cliccando sull'icona del punto interrogativo. Durante questo webinar verranno formulati dei sondaggi ai quali vi invitiamo a rispondere cliccando sull'opzione che ritenete più corretta. Vi segnalo anche che abbiamo messo a disposizione una serie di documenti che potete scaricarvi fin da ora. Per chi utilizza un computer, all'interno della dashboard, nella sezione documenti, potrà cliccare sul file desiderato e scaricarlo. Per chi utilizza dispositivi mobili come smartphone o tablet, troverà la possibilità di scaricare i documenti sull'icona salva. Inoltre, essendo un corso dal vivo, potrebbe avvenire una chiusura improvvisa del GoToWebinar. Se ciò dovesse accadere, vi preghiamo di ricollegarvi utilizzando il link contenuto all'interno della mail di conferma iscrizione oppure all'interno di promemoria di questa mattina. Oggi, come corso, vedremo l'antincendio e le novità introdotte dalla norma UNI 11.224/2019. Quindi ci occuperemo prima di una presentazione di tutta una serie di prodotti antincendio Urmet che troviamo a catalogo e successivamente faremo una breve introduzione di quella che è la normativa, l'aggiornamento della normativa di manutenzione con le differenze rispetto al passato. Prima di cominciare, lanciamo un sondaggio conoscitivo e vi veniamo a chiedere se conoscete i dispositivi di rilevazione incendio Urmet? Tra le risposte trovate sì, utilizzo i prodotti Urmet per i miei impianti, sì, ma non utilizzo prodotti Urmet per gli impianti antincendio, oppure no, non conosco i prodotti Urmet. Vi preghiamo di rispondere sull'opzione che ritenete più corretta e inviarci le vostre risposte con gli appositi tasti. Nel PC trovate un tasto centrale alla fine delle domande, nei dispositivi mobili trovate un tasto sulla parte alta del display. Ancora qualche secondo che permettere a tutti quanti di rispondere e poi vedremo insieme quelli che sono i risultati delle vostre risposte. Chiudiamo il sondaggio e condividiamo quelli che sono i risultati. Il 54% di voi, come vedo, utilizza già i prodotti Urmet e di questo siamo piacevolmente soddisfatti. Il 17% non utilizza i nostri prodotti e speriamo che dopo questa presentazione si convincerà ad utilizzarli. Per chi non conosce i prodotti, sarà un piacere scoprire che cosa abbiamo a catalogo. Ora lascio la parola ad Adriano Lucchese, il collega, per la presentazione di quelli che sono i prodotti antincendio e ci rivediamo dopo per quella che è la presentazione della normativa 11.224. Grazie. Buonasera, mi presento, sono il consulente tecnico Adriano Lucchese per la zona di Napoli Nord. Mi dispiace perché probabilmente non riuscirete a visualizzarmi a video perché abbiamo un piccolo problema tecnico, ma verranno riprodotte le diapositive con insomma, i relativi prodotti, presentazione, ecco qua. Ci siamo, ok. Così. Ok. Per quanto riguarda la parte dei prodotti Urmet dell'antincendio, allora le soluzioni Urmet prevedono due centrali di taglio piccolo come serie 400 nella serie convenzionale. Abbiamo una due zone, una quattro zone. Ogni centrale ha la possibilità di avere su una zona fino a 32 dispositivi convenzionali, così come impone la normativa massimo, e su ogni zona non possiamo avere due dispositivi della stessa tipologia, quindi o solo sensori o solo pulsanti, con un'uscita relativa di allarme dedicata, che è un'uscita controllata. Inoltre, per avere delle uscite a relè, abbiamo la possibilità di una scheda opzionale che si alloggia all'interno della centrale ed è possibile collegare, sulla quale è possibile collegare appunto dispositivi esterni. Abbiamo poi un terzo taglio di centrale convenzionale che è una quattro zone espandibile a 20 con la possibilità appunto di inserire delle schede
con quattro ingressi e quattro uscite per ampliarla fino a un massimo appunto di 20 linee, con 32 punti sempre massimo per linea. Le nostre centrali sono conformi alle normative N54. C'è la possibilità, in particolar modo su questa, di collegare eventualmente un pannello remoto. Andiamo nella serie invece 500, parliamo delle centrali digitali indirizzate al loop. Abbiamo tre tagli di centrale, la 1043-550 con una linea loop e un'altra centrale che è la 560 con due linee loop espandibili a 4 e una terza centrale, appunto 4 loop espandibili a 12. Ogni loop ha la possibilità di collegare fino a 128 dispositivi. Con la possibilità di avere 100, 480 zone e 50 attuatori per ogni zona. Approfitto per lanciare un sondaggio relativo alle centrali convenzionali che abbiamo appena visto e questo sondaggio, che tra breve vi apparirà a video, ecco qua. Ok. Allora, abbiamo tre opzioni. Vediamo qual è il sondaggio. Allora, posso collegare sensori con tecnologia differente sulla stessa zona convenzionale? Le risposte possibili sono no per normativa, sì, ma la normativa lo vieta, sì, non ci sono vincoli. Vi prego di cliccare sulla risposta relativa e di confermare con il tasto OK al centro dello schermo. Giusto qualche secondo per dare la possibilità di rispondere. Perfetto. Allora, chiudiamo il sondaggio, vediamo un attimino quelli che sono i relativi risultati del sondaggio. Allora, stiamo trasmettendo, eccoli qua. Allora, al 48% sì, ma solo per normativa, quindi è possibile per normativa. Il 24% sì, ma la normativa lo vieta. Il 27% sì, non ci sono vincoli. La risposta corretta è sì, ma la normativa lo vieta. Quindi il massimo è 32 dispositivi per normativa, ma possiamo avere insomma anche volendo dispositivi misti. In questo caso però la normativa impone, come dicevo prima, che una linea abbia solo sensori e un'altra abbia solo i pulsanti. Tornando all'elenco, appunto, ai prodotti, parlando della serie 500, appunto, abbiamo detto che la centrale esiste in tre tagli, un loop, due loop espandibili a 4 e quattro loop espandibili a 12 per impianti chiaramente di un certo tipo. Ogni linea loop ha la possibilità di collegare un massimo di 128 dispositivi, 400 zone, 480 zone programmabili e 50 attuatori per ogni zona. Questa centrale ha la possibilità di essere configurata mediante software di gestione, ha una porta RS485 per il collegamento di pannelli remoti e ha la possibilità di essere gestita dalla rete mediante porta LAN o eventualmente di realizzare sistemi con più centrali, quindi master slave per collegamenti multipli. Nell'eventualità c'è la possibilità di collegare anche una stampante in locale per la stampa dei log eventi. Inoltre abbiamo un software di telegestione per controllo e mappe grafiche insomma, per il controllo dell'impianto e eventualmente l'individuazione di allarmi mediante PC. Ha la funzione hotel per ogni singola zona, funzione master alarm, funzione giorno-notte e la programmazione anche eventualmente di allarmi tecnologici, quindi oltre agli allarmi incendio abbiamo la possibilità di avere il tecnologico.
possibilità di monitorare lo stato del sensore direttamente dalla centrale e di realizzare eventualmente un loop singolo con un cablaggio massimo di 2000 metri, considerando un loop di andata e ritorno, quindi un loop completo, nella modalità loop chiuso. Per realizzare 2000 metri dobbiamo utilizzare però dei conduttori di sezione pari a 1,5 mm. La gamma di basi prevede una base standard per il rivelatore, una base con ripetizione di allarme uscita direttamente SCR per alimentare un ripetitore ottico e una base con uscita a relè per eventuali futuri insomma, utilizzi differenti dall'SCR. Il rivelatore ottico 401 è la gamma di rivelatori per centrali convenzionali. Presenta un LED di stato in tre varianti di colori, insomma, per il controllo del funzionamento e dello stato. Poi abbiamo un rivelatore termovelocimetrico, un rivelatore di calore e un rivelatore combinato, doppia tecnologia, sia ottica che termica. Questi rivelatori vengono utilizzati nel caso in cui abbiamo problematiche dove, magari, ad esempio, in cucina si possono generare dei fumi. E quindi ovviamente vengono utilizzati in una tipologia con una modalità di funzionamento diversa da quella dell'ottico di fumo. Il caso del termovelocimetrico, ad esempio, analizza la variazione di temperatura nell'arco del tempo. Quindi in questo caso vediamo che per un incremento di temperatura di 5 gradi per ogni minuto il sensore mi genera un allarme. Abbiamo sulla stessa estetica, quindi con la possibilità di collegarli su una nostra base direttamente sulla linea, anche dei rivelatori di gas metano e dei rivelatori di gas GPL, il classico pulsante a rettura manuale o nella versione riarmabile 144. Poi abbiamo i rivelatori lineari di fumo che possono esistere in due modalità. Quello a riflessione con tre lenti a riflessione che mi permettono di arrivare fino a 20, 50 e 100 metri rispettivamente. Poi abbiamo invece un rivelatore di fumo attivo, quindi sia nella parte RX che TX alimentata, per un massimo di 150 metri per coprire appunto distanze maggiori. Il 1043501 è un rivelatore di fumo collegabile, utilizzabile appunto per le centrali digitali. Condivide come per gli altri sensori convenzionali le stesse basi. Nella versione digitale abbiamo anche il termovelocimetrico, rivelatore di calore e rivelatore ottico-termico. Il 1043, 506 e 507 sono i pulsanti invece indirizzati direttamente quindi sul loop, rispettivamente a rottura vetro e riarmabile. Sulla gamma digitale abbiamo anche dei moduli che possiamo utilizzare come input-output per l'attuazione eventualmente di appunto attuatori esterni o per collegare rivelatori convenzionali sul circuito loop digitale. L'esempio appunto di rivelatori lineari, che sono i rivelatori convenzionali, dove necessita un modulo 532 in ingresso per poterlo interfacciare al loop. Viceversa, se abbiamo necessità di utilizzare più uscite contemporaneamente per attuare più servizi, possiamo utilizzare la scheda 1043-533 con 4 uscite o 4 ingressi. La 1043-537 invece è un'interfaccia che ci consente di collegare dei rivelatori di gas con ingresso 420 mA. Il classico esempio di rivelatore in contenitore ADPE antideflagrante, quindi con la possibilità di interfacciarlo direttamente sul loop mediante questa scheda. La 1043-539 invece è un'interfaccia tirante per bagno, dove io posso allacciare appunto un pulsante attirante che mi consente di avere un allarme tecnologico sul mio impianto di rivelazione. Quindi ho un allarme che sarà sicuramente differenziato da quello del classico rivelatore e che magari mi andrà ad allarmare una zona o un attuatore differente da quello della rivelazione incendio. Per i dispositivi invece attuatori abbiamo la base ottico-acustica 1043-512
e il pannello 1043-254 collegabile direttamente sul loop. Sono anch'essi dispositivi ad autoapprendimento, quindi hanno la possibilità di essere riconosciuti dalla centrale in maniera automatica e hanno un isolatore di cortocircuito a bordo, così come per i trivellatori della gamma digitale. In ultimo abbiamo il pannello ripetitore che ci consente di ripetere tutti i segnali della centrale in remoto, per un massimo di 1200 metri di collegamento bus 485 e una gestione massima di 16 pannelli per ogni centrale. A questo punto, lascio la parola a Marzio che prosegue per quanto riguarda vi illustrerà un po' di schemi di cablaggio e vi introdurrà al discorso delle normative. Grazie mille Adriano per la splendida presentazione. Andiamo avanti e vediamo un po' di entrare nel vivo delle centrali 10, 43, 5 e 60 e vedere le loro possibilità. In questa slide abbiamo riportato tutto ciò che riusciamo a collegare con la nostra centrale digitale serie 500. Quindi, come vedete, abbiamo a disposizione la porta USB che ci permette di configurare il sistema grazie al software di configurazione 1043541, con il quale andremo a configurare e programmare tutto il nostro impianto. Grazie all'interfaccia di rete LAN col classico cavo UTP andremo a gestire il nostro impianto di rilevazione incendi con il software di mappatura grafica. Quindi abbiamo a disposizione un software di mappatura grafica che ci permette di creare delle piantine grafiche, magari importandole da disegni AutoCAD realizzati in fase di progetto. Andiamo ad associare sulla nostra piantina tutti i dispositivi che compongono il nostro impianto e automaticamente nel momento in cui un dispositivo andrà in allarme, in guasto o sarà escluso, verrà visualizzato sulla piantina relativa in modo tale da avere un'individuazione molto più rapida e veloce di quello che è il dispositivo inerente all'evento generato. Grazie al software di mappatura grafica riusciamo anche a impartire comandi in centrale, quindi a gestire quelli che sono gli eventuali allarmi e guasti. Possiamo effettuare delle tacitazioni delle sirene, riusciamo a resettare l'impianto ed eventualmente anche ad effettuare delle esclusioni. Torna molto utile nel momento in cui magari la centrale è custodita, è alloggiata all'interno di un vano tecnico oppure all'interno di una posizione scomoda non facilmente raggiungibile. Grazie al PC riusciamo a comandare il nostro impianto. Con la porta PS2 all'interno della scheda madre di centrale possiamo andare a connettere una tastiera da PC che ci permette di effettuare una programmazione più comodamente sfruttando quello che è il display della centrale. Quindi invece di usare i tasti, la tastiera alfanumerica che troviamo a bordo della centrale, possiamo tranquillamente utilizzare una tastiera da PC molto più comoda per inserire le scritte dei dispositivi. Grazie alle schede stampanti riusciamo anche a collegare delle stampanti che ci permettono di avere un archivio cartaceo di tutti quelli che sono gli eventi che arrivano all'interno della centrale, quindi saranno stampati. Possono essere connesse più schede contemporaneamente per avere magari più stampanti dislocate all'interno del sito protetto. Con l'interfaccia di RS485. Quindi con la porta RS485 della centrale riusciamo a connettere sia i pannelli remoti che Adriano ci ha appena mostrato, quindi riusciamo a connettere fino a 16 pannelli remoti con i quali anche qui andare a gestire il nostro impianto, quindi visualizzare tutti quelli che sono gli eventi che arrivano all'interno della centrale e contemporaneamente impartire comandi, quindi è una comunicazione bidirezionale per gestire il nostro impianto, solitamente sempre utilizzato nel momento in cui la centrale viene posta in posti poco raggiungibili oppure scomodi oppure in locali chiusi e non facilmente accessibili. Così con la porta RS485 possiamo anche gestire una serie di centrali, quindi avremo la nostra centrale master sulla quale convogliano una serie di centrali slave, il nostro impianto sarà molto ampio, tutte le centrali slave andranno a comunicare alla centrale master quelli che sono i loro eventi, quindi anche con centrali dislocate qua e là nel sito dell'attività protetta, tranquillamente con la centrale master andrà a vedere quelli che sono gli eventi che occorrono da punti diversi. Infine abbiamo la nostra scheda loop, quindi la linea loop 1043531, che è la scheda proprio che gestisce il nostro loop fisico, la nostra linea cablata con tutti i nostri dispositivi. Come vedete, permette di gestire tutti quei dispositivi che sono stati illustrati e descritti da Adriano nelle slide precedenti. Inoltre, grazie alle schede 1043533, che sono schede polivalenti, sia come possono funzionare come modulo attuazione, quindi come uscite per comandare delle attuazioni, delle segnalazioni ottiche acustiche,
possono essere gestite anche come un modulo di ingresso. E difatti, come vedete, abbiamo riportato nella slide quelle che sono un controllo magari di un alimentatore esterno, la possibilità di attivare dei fermi elettromagnetici grazie all'area presente sulla scheda, o eventualmente anche la gestione di quelle che sono le barriere lineari. Inoltre sul loop è disponibile un'altra scheda che potrebbe tornare utile in determinati casi, che è una scheda che ci permette di gestire le zone convenzionali. Ipotizzate di dover andare a sostituire un vecchio impianto con una vecchia centrale convenzionale a molte zone, come si usava una volta, automaticamente per non avere un disservizio finché tutto l'impianto non viene ristrutturato, posso tranquillamente andare a sostituire la centrale. Utilizzare queste schede che si collegano sul loop per gestire le nostre zone convenzionali, poi mano a mano che andrò a ristrutturare la singola zona, andrò a collegare il nuovo loop e scollegherò quella che è la scheda per gestione di sensori convenzionali, di zone convenzionali. Inoltre, da poco uscita, abbiamo un'altra scheda loop, quindi una scheda loop che si prende il codice di 10435540, con la quale possiamo andare a gestire quelli che sono i sensori della linea 260, la 10435260. È una linea ormai datata che non è più in produzione, anche i ricambi ormai sono usciti fuori di produzione, difatti le centrali non sono più disponibili. Di conseguenza, nel momento in cui si guasta una centrale, posso utilizzare la linea 500 con la scheda 10435540 per gestire ancora questi dispositivi. Magari anche qui, prima di fare una ristrutturazione, evito disservizi, riesco ancora a tenere in piedi l'impianto e a soddisfare quello che è il nostro cliente. Andiamo avanti e vediamo quelle che sono le tipologie di connessioni del loop della linea della centrale serie 500. La prima tipologia, quindi la più classica, è il nostro loop chiuso, quindi partiremo con il nostro cavo dalla centrale, prenderemo tutti i nostri dispositivi collegandoli in modalità entra-esci e torneremo con il nostro cavo in centrale. Questa tipologia di connessione ci permette di gestire fino a 128 dispositivi per ogni singolo loop. I dispositivi saranno autoindirizzati, quindi non avremo bisogno di dover dare noi un indirizzo ai dispositivi, ma la centrale automaticamente, in base a come trova i dispositivi all'interno del loop, assegnerà un indirizzo. Quindi il primo che incontrerà sarà il numero 1, il secondo che incontrerà sarà il numero 2 e così via fino ad arrivare all'ultimo dispositivo. Grazie agli isolatori di cortocircuito che abbiamo a bordo di ogni singolo dispositivo, riusciamo a soddisfare quelle che sono le richieste della norma 19795, perché in caso di disservizio, di cortocircuito, di dispersione o di guasto su una parte del loop, l'isolatore all'interno del sensore a monte e l'isolatore all'interno del sensore a valle del guasto interromperanno la linea. Metteranno fuori uso solo quella piccola parte di impianto e tutto il resto continuerà a funzionare grazie alla possibilità di far girare la tensione di linea sia da una parte che dall'altra. Questo perché, ricordo, la norma vuole che all'interno di un loop il massimo numero di dispositivi che devono essere fuori servizio è di numero 32, non di più. L'altra tipologia di connessione che possiamo realizzare è quella a singolo ramo o anche detta loop aperto, quindi avrò il nostro cavo, partirà dalla centrale, raccoglierà tutti i nostri dispositivi sempre in modalità entra-esci e terminerà sull'ultimo dispositivo. Essendo un loop aperto e sempre per rispetto della normativa, possiamo gestire in questa modalità solamente 32 dispositivi, fermo restando che la centrale, non rispettando la normativa, potrebbe comunque gestire tutti e 128 dispositivi che solitamente ci permette di utilizzare. In questo frangente, anche qui i sensori vengono acquisiti in autoapprendimento, quindi anche qui il primo che viene incontrato sulla linea sarà il numero 1, il secondo il numero 2 e così via fino all'ultimo. Se ne ho 32, l'ultimo sarà il 32esimo dispositivo. In entrambe le connessioni che abbiamo visto, quindi sia in questa che nella precedente, gli rilevatori possono anche essere indirizzati manualmente in base a una procedura che posso avviare all'interno della centrale. Quindi posso tranquillamente codificare prima il mio sensore in centrale e poi andarlo ad installare. Con la configurazione a loop aperto a singolo ramo potrei anche fare un indirizzamento a percorso, ossia una volta realizzato il mio impianto, una volta lanciata la procedura, il primo rilevatore che andrò a inserire sulla base diventerà il numero 1, il secondo il numero 2, il terzo il numero 3 e così via fino ad avere l'inserimento di tutti i nostri dispositivi della linea. La terza connessione che permette la centrale è il collegamento in parallelo. In questo caso avremo il nostro cavo elettrico che parte dalla centrale.
Grazie a nodi elettrici sparsi qua e là nell'impianto posso collegare in parallelo quanti più sensori voglio, non ho limite, l'unico limite è sempre quello della normativa che essendo una linea aperta, essendo una linea non chiusa mi limita a 32 dispositivi per singola linea. In questo caso gli isolatori comunque interverranno nel momento in cui il dispositivo dovesse andare in guasto. Ma la numerazione fatta in autoindirizzamento avrà una numerazione casuale, quindi non riuscirò a sapere come la centrale logicamente andrà a numerare i sensori perché a causa dei nodi elettrici lei numererà casualmente i nostri dispositivi. Non c'è problema perché poi lanciando una procedura apposita, grazie al lampeggio del LED presente su ogni dispositivo, abbiamo un LED bicolore verde e rosso, la centrale fornirà, ci darà l'indicazione per ogni dispositivo quale numerazione è stata assegnata. Quindi basterà girare un po' per il nostro impianto a testa alta e andare a prendere la numerazione di ogni singolo dispositivo. Prima di andare avanti, lanciamo il nostro terzo sondaggio e vi veniamo a chiedere quanti dispositivi posso collegare sul loop della centrale digitale indirizzata. Tra le possibilità di scelte abbiamo 32 dispositivi, 64 dispositivi o 128 dispositivi. In questo caso parliamo di un loop, quindi essendo un loop la parola ci riporta a quella che è il loop chiuso e quindi solitamente è il massimo che la centrale riesce a gestire. Vi preghiamo di rispondere su quella che è l'opzione che ritenete più corretta ed inviarci le vostre risposte con gli appositi tasti. Poi commenteremo insieme quelli che sono i risultati, magari facendo un po' di chiarezza in base a quelle che sono le risposte che arriveranno. Aspettiamo ancora qualche secondo, permettiamo a tutti di rispondere. E successivamente andiamo a chiudere il sondaggio e andiamo ad analizzare quelli che sono i risultati. Come vedete, il 79% di voi ha risposto correttamente, sono 128 dispositivi, il 21% di voi ha risposto 32 dispositivi, magari è andato un po' in confusione con il fatto che ha ragionato a loop aperto, quindi rifacciamo un po' di mente locale, con loop chiuso abbiamo 128 dispositivi, nel momento in cui il nostro loop è aperto oppure abbiamo un collegamento in parallelo, dobbiamo rispettare la normativa e quindi ci fermiamo a 32 dispositivi. Andiamo avanti con la nostra presentazione. Terminato quella che è la presentazione dei nostri prodotti, la spiegazione della centrale 5 della serie 500, entriamo un po' nel vivo di quella che è la norma UNI 11224 con revisione 2019. È una norma che è entrata in vigore il 5 settembre 2019. A differenza di prima, oltre a regolarizzare quelle che sono le caratteristiche, le procedure da effettuare in fase di manutenzione, in fase di controllo periodico, in questo caso andremo ad avere anche una linea guida nel momento in cui dobbiamo fare un controllo iniziale, una presa in carico di manutenzione, una consegna del nostro impianto. Questa normativa, oltre ad applicarsi a tutti i nuovi impianti, quindi agli impianti appena realizzati, comunque si applica anche a tutti quelli che sono gli impianti esistenti, quindi è retrodatata. Dovremmo sia per gli impianti nuovi che per quelli esistenti applicare quello che ci riporta la norma UNI 11224, revisione 2019. Vediamo nello specifico che cosa è cambiato. Nel particolare sono state modificate e implementate le prove e i controlli degli avvisatori ottico-acustici, quindi la norma UNI 11224 viene allineata a quella che è la norma UNI TR 11607-2015, che è la norma che regola la progettazione e l'installazione degli avvisatori ottico-acustici. Così la stessa cosa dicasi per quelle che sono le prove e i controlli sui sistemi SD, sistemi di aspirazione e campionamento dell'aria per verificare la presenza di fumi. Anche qui la norma di manutenzione si allinea a quella che è la norma UNI TR 11694 del 2017, quindi ingloba tutti questi dettagli riportati da queste norme per le prove e i controlli sui sistemi SD. Vedremo nelle slide successive che viene modificata la percentuale del numero punti da controllare in ogni anno. Quindi la nuova normativa ha fatto sì che vengono differenziati i primi 6 anni rispetto ai successivi e vedremo quali sono le percentuali da controllare prima e dopo in base al periodo di tempo in cui mi trovo durante la manutenzione. Abbiamo dei requisiti di qualifica del personale competente, quindi il personale competente ad effettuare le manutenzioni, i controlli periodici sugli impianti, avrà dei requisiti, avrà delle qualifiche che potrà apprendere. E in ultimo è stata modificata la periodicità della verifica generale dell'impianto, quindi prima era a 10 anni, adesso è stata portata a 12 anni e nelle slide successive vedremo lo specifico di che cosa bisogna fare nel momento in cui arriviamo alla verifica generale del sistema.
Come vi dicevo, per quanto riguarda le termini e definizioni relative al personale, è stata introdotta la figura di persona competente o tecnico qualificato. In questo caso è una persona che svolge le manutenzioni sull'impianto, quindi i controlli periodici, si assume la responsabilità di quello che fa, è una persona che deve avere formazione ed esperienza, quindi deve essere in grado di riuscire a fare tutte le manutenzioni richieste dalla norma. In questo caso la norma riconosce tutti quelli che sono corsi di aggiornamento o attività formative ed esercitazioni, quindi più corsi di aggiornamento svolgo, più attività formative a cui partecipo e più sarò qualificato e competente per intervenire sugli impianti di prevenzione incendi, prendermi le mie responsabilità ed effettuare le manutenzioni relative alle richieste della normativa 11.224. Vengono introdotti anche dei termini e definizioni relative ai controlli, quindi abbiamo un controllo iniziale che sono tutte quelle operazioni che vengono fatte prima della consegna dell'impianto al nostro committente, quindi prima di consegnare l'impianto avremo tutta una serie di controlli da dover effettuare, ma gli stessi controlli andranno fatti nel momento in cui l'impianto è consegnato, ma la ditta che si assume la manutenzione dell'impianto è diversa dalla ditta installatrice, dovrà rieffettuare tutti questi che sono i controlli di consegna di un nuovo impianto. Quindi questi controlli poi verranno visti, la lista dei controlli da effettuare all'interno dell'allegato A della norma 19795 che vedremo nelle prossime slide. Successivamente, una volta che il nostro impianto è stato consegnato, avremo una sorveglianza, quindi avremo un semplice controllo visivo da parte del responsabile dell'impianto. Il responsabile dell'impianto solitamente è una persona che si trova all'interno dell'attività protetta, quindi tutti i giorni si trova nello stesso stabile dove si trova l'impianto di prevenzione incendi, mentre lui gira all'interno della struttura, potrà tranquillamente verificare visivamente se per caso c'è qualcosa che non va, come potrebbe essere un regolatore che magari si è staccato dal pannello del controsoffitto o un pulsante che magari è stato divelto perché è urtato su una parete, di conseguenza farà le relative segnalazioni alla ditta di manutentrice che interverrà per il ripristino. Successivamente abbiamo il controllo periodico, che sono quei controlli che devono essere svolti almeno semestralmente sul nostro impianto, quindi almeno con due visite durante l'anno. Sono tutte le operazioni che permettono di verificare l'efficienza dell'impianto e la sua funzionalità. In questo caso, la checklist da rispettare è quella che viene riportata nell'allegato B della norma 19795, di cui vedremo alcune slide prossimamente. Dopodiché abbiamo il termine di manutenzione ordinaria che individua tutte quelle piccole riparazioni che vengono fatte sull'impianto, quindi piccole riparazioni di lieve entità che vengono realizzate sull'impianto, magari la sostituzione di un singolo dispositivo che si è guastato rientra nella manutenzione ordinaria, così come magari la sostituzione delle batterie oppure la sostituzione di un vetrino rotto. In questo caso ci sarà presente un registro di controlli dove andremo ad appuntare tutti questi nostri interventi che avremo svolto. Infine abbiamo la manutenzione straordinaria, in questo caso sono interventi un pochino più invasivi sul nostro impianto, magari per la sostituzione di parte degli impianti o per la revisione di apparecchiature. In questo caso potrebbero essere interventi che vengono fatti sia sul posto che magari smontando l'apparecchiatura e portando in laboratorio per revisionarla. Tutti questi impianti potrebbero, tutti questi queste controlli di manutenzione straordinaria magari potrebbero rientrare nella sostituzione di un cavo, di una tubazione che si è guastata, oppure magari lo spostamento del sensore. L'importante è appuntare anche tutti questi controlli all'interno di un registro. E l'importante è non modificare la tipologia di impianto, quindi è vero che posso cambiare un cavo, posso spostare una tubazione, ma l'importante è rispettare lo stesso numero di regolatori che ho trovato prima della manutenzione straordinaria, deve risultare anche dopo. Andiamo avanti e vediamo quella che è la metodologia di controllo iniziale, quindi come controllo preliminare e funzionale, che abbiamo detto deve essere svolto in fase di consegna impianto, quindi nel momento in cui abbiamo terminato il nostro impianto e andiamo a consegnare al nostro committente, oppure in fase di presa in carico del nostro impianto da parte di ditta diversa dall'installatrice a seguito di assegnazione di manutenzione, vedremo quali sono i controlli da effettuare. Quindi prima di tutto deve avvenire una raccolta documentale, quindi la ditta dovrà occuparsi di raccogliere e di reperire tutta la documentazione dell'impianto, come potrebbe essere una certificazione, un progetto e i manuali di tutto l'impianto e di tutte le apparecchiature che lo compongono. Questo perché nella certificazione troviamo quella che è la data di inizio impianti dal quale dobbiamo fare riferimento per la nascita del nostro impianto e successivamente tutte le nostre manutenzioni fino a contare i nostri 12 anni di verifica impianto.
Nel progetto dobbiamo verificare la corrispondenza dei dispositivi riportati all'interno del progetto se in campo corrispondono alle stesse posizioni e nella stessa tipologia di sensoristica che è stata riportata all'interno del progetto. I manuali ci servono per apprendere informazioni e capire con il funzionamento del nostro impianto, quindi se dobbiamo intervenire e magari successivamente fare una modifica di programmazione o di impostazioni, dobbiamo essere certi di che cosa stiamo andando a fare. Quindi i manuali sono necessari per apprendere queste informazioni. Come abbiamo detto, faremo una verifica di corrispondenza del sistema al progetto esecutivo, avremo una conformità alla CEI 64-8 perché è quella conformità che regola gli allacci elettrici superiori a 100 volts, essendo la centrale collegata a 220 volts, avremo anche questa conformità necessaria per il nostro impianto. Prima di tutto faremo un controllo visivo dei collegamenti elettrici e della posa di cavi, quindi ci accerteremo che tutti i cavi sono stati posati correttamente e tutte le connessioni elettriche sono stabili e fissate regolarmente. Dopodiché, come vogliono le norme UNI 11607 e UNI 11694, andremo a fare quei controlli delle segnalazioni ottico-acustiche e i controlli sui sistemi ESD se presenti nell'impianto, quindi se presenti sull'impianto i controlli, i dispositivi ad aspirazione, aria e campionamento. Andremo a stabilire quali sono le procedure da effettuare. Durante le controlli e le prove, come vedete, dobbiamo ricreare nell'ambiente una condizione di reale esercizio, quindi non dobbiamo avere condizioni in cui magari possono falsare le prove, quindi troppo rumore o poco rumore rispetto al normale, oppure luci troppo soffuse che possono magari far sì che è amplificata l'illuminazione di quelle che sono le segnalazioni ottico-acustiche. Dovremmo verificare anche tutti i dispositivi ottico-acustici non siano condizionati da oggetti provvisori che ne blocchino la visualizzazione. Quindi magari abbiamo un ostacolo che blocca quello che potrebbe essere la visualizzazione di una targa ottico-acustica, o magari un ostacolo che non permette al fumo di raggiungere quello che è il dispositivo, il sensore di fumo. Solitamente, spesso e volentieri, viene dimenticato il tappo a protezione del sensore per non farlo sporcare. Questo magari è un controllo da dover fare per evitare che in questo caso è un ostacolo che non permette l'efficienza nel sistema. Nel momento in cui andiamo ad effettuare le prove, dobbiamo riprodurre le condizioni di normale presenza all'interno dell'ambiente. Quindi se per caso abbiamo un rumore di fondo, dobbiamo effettuare le prove con quel rumore di fondo per far sì che i nostri segnalatori siano 5 decibel più alti rispetto a quello che è il rumore di fondo, che è quello che il nostro orecchio umano riesce a percepire. Andiamo avanti, entriamo nel vivo e vediamo nello specifico quali sono i controlli periodici e qual è il quantitativo di titolatori che deve essere provato ad ogni controllo periodico. Quindi dove finisce la norma UNI 9795 per la realizzazione dell'impianto, inizia la norma UNI 11224. Abbiamo due condizioni. Se il manutentore è la stessa ditta installatrice, inizierà direttamente la norma 11.1.2.4 perché si presuppone che la consegna formale del sistema e il controllo iniziale è già stato effettuato a seguito di consegna dell'impianto al nostro committente. Nel momento in cui invece la ditta manutentrice è diversa da quella installatrice, dovremo andare a fare una consegna formale del sistema con tutta una serie di controlli iniziali che, come ricordo, è riportata all'interno dell'allegato A della norma 11.9.7.9.5. Iniziando la manutenzione, nei nostri primi 2 anni di manutenzione, ad ogni controllo periodico che deve essere fatto almeno ogni 6 mesi, andrò a verificare e a controllare il 25% dei dispositivi. Quindi al termine dei 2 anni io avrò controllato la totalità dei dispositivi del nostro impianto. Ricordo che nel momento in cui l'impianto invece è convenzionale, ad ogni visita manutentiva, quindi ad ogni controllo periodico, ogni 6 mesi, deve essere verificato il 100% dei dispositivi. Questo controllo del 25% dei dispositivi ogni visita semestrale che viene svolta andrà avanti così per i successivi 6 anni. Al termine dei 6 anni cambiano un pochino le cose perché torniamo un po' come eravamo abituati a fare fino alla prima dell'introduzione della 11.224 del 2019, in cui ad ogni controllo periodico andremo a verificare quello che è il 50% dei nostri dispositivi. Quindi durante il nostro anno solare avremo controllato il 100% dei dispositivi e andremo avanti così per i successivi 6 anni. Passati il totale di 12 anni dalla consegna del nostro impianto, quindi ricordo che fa fede quella che è la data riportata sulla certificazione, andremo a fare quella che è la verifica generale del sistema. Vediamo come. Una volta arrivato al 12° anno e dover effettuare la verifica generale del sistema, abbiamo la possibilità di 3 opzioni diverse. Quindi abbiamo la possibilità di una revisione dei dispositivi in fabbrica,
la possibilità di sostituzione dei dispositivi con derivatori nuovi, oppure delle prove reali come norma vuole. Vediamo il primo passaggio, che è la revisione dei derivatori infatti. Quindi, ogni anno, nei successivi 6, andrò a revisionare un sesto del totale dei nostri dispositivi che verrà inviato in fabbrica per i controlli e le revisioni del caso e verificare che sono realmente efficienti e funzionanti. Il totale rimasto in loco sarà controllato nel 50% dei rivelatori ad ogni visita semestrale, quindi rimaniamo un po' come abbiamo lavorato per i successivi 6 anni dalla data di inizio della nostra manutenzione. Così via per i successivi 6 anni, quindi ogni anno revisionerò un sesto di dispositivi, al termine del sesto anno avrò revisionato tutti quanti i dispositivi del mio impianto. Ricordo che i dispositivi che vengono mandati in revisione comunque devono essere sostituiti, quindi non possiamo lasciare il nostro impianto senza rivelatori, ma devono essere sostituiti con rivelatori uguali, analoghi e compatibili col sistema e della stessa tecnologia. L'altra possibilità che abbiamo è la sostituzione dei rivelatori con dei nuovi, quindi non farò altro che smontare i dispositivi presenti un sesto alla volta per ogni anno per i successivi 6 anni, quindi un sesto il primo anno, un sesto il secondo anno e così via fino all'ultimo, e all'ultimo anno, quindi al sesto anno, avrò sostituito il 100% dei dispositivi che compongono il mio impianto. Durante la sostituzione di un sesto per volta in ogni anno andrò a fare il controllo periodico sempre del 50% dei rivelatori rimasti durante il primo controllo periodico e il restante 50% li controllerò nel secondo semestre del controllo periodico. E così via fino al sesto anno. L'ultima opzione che abbiamo secondo la norma sono l'effettuazione delle prove reali come vuole la norma. Quindi dovrò andare ad effettuare una prova reale incendio, quindi non è, per prova reale secondo le norme 19795 non si intende la bomboletta oppure l'attache oppure la calamitina magnetica per il contattino RID, ma vengono fatte delle prove reali facendo incendiando una lastra di pluriuretano di determinata grandezza. In questo caso dovrò vedere i tempi di risposta di un rivelatore nuovo. Questi tempi di risposta dovranno essere confrontati con un sesto dei rivelatori che andrò a provare. Se nel confronto i tempi di ritardo di intervento superano il 20% rispetto alla prova effettuata con un rivelatore nuovo e il 20% dei rivelatori supera il tempo del 20% rispetto al rivelatore nuovo, a quel punto dovrò effettuare la sostituzione o la revisione. Nel momento in cui, invece, a seguito di prove effettuate reali sul mio sesto dell'impianto, i tempi di intervento, comunque sia, rientrano in quelli che sono i tempi di intervento del rivelatore reale, posso, effettuata la prova su un sesto dei rivelatori, proseguire la mia manutenzione controllando il 50% dei rivelatori al primo semestre e il 50% dei rivelatori al secondo semestre. Così proseguo per tutti gli anni, sempre tenendo conto che nel momento in cui il 20% dei miei rivelatori durante le prove superano i tempi previsti dal rivelatore originale, a quel punto sono costretto a fare una revisione o una sostituzione dei rivelatori obbligatoriamente. Così via fino al sesto anno. Riassumendo in tutto quello che ci siamo detti, quindi partiamo da quella che è una consegna formale dell'impianto. Andremo a provare quelli che sono i rivelatori convenzionali nel termine di 100% ad ogni intervento di manutenzione. Successivamente, per quanto riguarda i rivelatori indirizzati, invece andrò a provare il 25% a intervento per i primi 6 anni e i successivi 6 anni invece passerò al 50% ad intervento. Arrivati al dodicesimo anno abbiamo le 3 opzioni: sostituzione, revisione o prova reale secondo le norme 19795. I rivelatori, dopo la sostituzione e la revisione, dovrò provare il 50% di quelli che non sono stati sostituiti e revisionati, cosicché dopo i rivelatori, dopo il test reale, dopo le prove reali, dovrò controllare il 50% di quelli che non ho provato e testato. Prima di andare avanti con la descrizione delle normative, lanciamo un attimino il nostro ultimo sondaggio della giornata e vi andiamo a chiedere una cosa di cui abbiamo appena parlato: dopo quanto tempo è necessaria la verifica generale del sistema? Trovate 3 opzioni, avete 6 anni, 12 anni o 18 anni. In questo caso è un argomento che abbiamo appena trattato, abbiamo discusso, adesso vediamo i vostri risultati, aspettiamo che tutti quanti voi rispondete inviandoci le vostre risposte e successivamente condivideremo insieme, magari ribadendo un attimino il concetto per fare un po' di chiarezza. Quindi aspettiamo ancora qualche secondo che tutti riescano a votare e ad inviarci la loro scelta. E poi condivideremo insieme quello che è il risultato del sondaggio.
Chiudo il sondaggio e andiamo a vedere quelli che sono i risultati. Benissimo, il 63% di voi ha risposto correttamente perché sono 12 anni, quindi al termine dei 12 anni di vita del nostro impianto, che ricordo partire da quella che è la data riportata sulla certificazione, dovrò andare a fare la verifica generale del sistema. Dopo 6 anni, non è corretto perché al termine dei 6 anni cambia semplicemente la percentuale dei rivelatori che andrò a controllare ad ogni controllo periodico, quindi dal 25% per i primi 6 anni passerà al 50% per i successivi 6 anni. Chiudiamo il sondaggio e andiamo un attimino avanti e andiamo a vedere quella che è una piccola introduzione della UNI TR11607 del 2015, che è la linea guida, come vedete, per la progettazione, l'installazione e la messa in servizio di quelli che sono i dispositivi ottico-acustici. Con l'allineamento alla norma 11.1.2.2.4 abbiamo l'introduzione di due nuovi acronimi, quindi abbiamo l'introduzione dell'acronimo VAD, che è Visual Alarm Device, e l'introduzione del VID, Visual Indication Device. In questo caso, nel primo si intendono tutti quei dispositivi che sono necessari per l'individuazione e la segnalazione di un incendio, quindi per l'attuazione di un piano d'emergenza, per l'attuazione di una evacuazione del nostro stabile in caso di allarme incendio. Nel secondo, invece, sono dei dispositivi che vengono inseriti, che vengono installati nel nostro impianto per indicare la natura dell'evento, quindi hanno semplicemente uno scopo di indicarci e di farci capire più velocemente che tipo di intervento è occorso nel nostro impianto. Quindi non sono necessari all'attuazione del piano d'emergenza, non sono necessari all'evacuazione dell'edificio, ma ci daranno semplicemente un'indicazione molto più rapida di quello che è l'evento che è occorso all'interno della centrale. Per quanto riguarda la manutenzione dei dispositivi ottico-acustici, come vediamo, è stata aggiunta tutta una serie di operazioni e di verifiche manutentive specificate dal punto 10 della norma 11.224, e quindi il personale addetto dovrà fare un controllo rispetto all'udibilità acustica e alla visibilità ottica in tutte le zone. Quindi dovrà verificare che a seguito di allarme, quando i nostri dispositivi ottico-acustici si attiveranno, sono visibili in tutte le zone in cui sono installati. Quindi, nel momento in cui andranno ad attivarsi le targhe, dove mi trovo, dovrò girarmi e rendermi conto e vedere e sentire quella che è un segnalatore ottico-acustico. Dovrò effettuare la verifica di sincronizzazione acustica e ottica dove sono installati più dispositivi nella stessa zona, questo per evitare che nelle persone sensibili, a causa di acustiche diverse o di ottiche differenti, potrebbero svilupparsi sintomi di epilessia. E questo serve anche a far sì di non confondere troppo le persone che magari sentono il suono in un modo da una parte, il suono in un modo dall'altro, oppure un lampeggio magari fatto a LED, un lampeggio fatto con una luce fissa da un'altra parte, e a quel punto entrare un po' in confusione perché non sanno bene che tipo di evento si sta verificando. Dovrò verificare eventuali ostacoli che mi oppongono, che non mi permettono di visualizzare quelli che sono i segnalatori ottico-acustici, quindi magari mi compromettono anche la visibilità, magari un armadio che metto posiziono davanti alla mia targa ottico-acustica, oppure la mia targa ottico-acustica che prima si trovava in un ambiente aperto, poi successivamente viene chiuso perché viene creato un piccolo archivio, o spesso e volentieri succede un piccolo ripostiglio, a quel punto la targa rimane dentro e non è più visibile, ma leggermente udibile. Anche in questo caso bisogna intervenire per ripristinare la normale funzionalità del sistema. E inoltre bisogna verificare che non ci siano depositi di sporcizia che magari possono ridurre quella che è l'intensità luminosa, perché si deposita della polvere sul frontale della nostra targa ottica acustica, o magari in posti dove ci sono delle lavorazioni particolari la sporcizia si accumula ancora più pesantemente e magari anche più coprente, così come magari potrebbero attenuare quello che è il cicalino della targa ottica acustica, che non permette poi l'udibilità del suono. Una raccomandazione è quella: nel momento in cui dobbiamo andare a sostituire un dispositivo ottico-acustico perché magari si guasta, perché non è più efficiente, dobbiamo obbligatoriamente andare ad installare quello che è un dispositivo acustico con caratteristiche tecniche simili e compatibili con il precedente. Quindi dovrà avere la stessa modalità di suono, la stessa tonalità di suono e dovrà avere anche la stessa modalità di illuminazione, in modo tale da non portare in confusione le persone. Andiamo avanti e vediamo un attimo, illustriamo un attimo quelle che sono gli appendici della norma che dobbiamo andare a compilare. L'appendice A della norma UNI
ci riporta quelle che sono le liste di riscontro per il controllo iniziale, quindi per il controllo iniziale e la consegna dell'impianto. In questo caso dovremmo andare a compilare questo modulo che è l'appendice A, dove inseriremo nella parte alta quelle che sono i dettagli del nostro impianto, quindi che cosa stiamo facendo, se è un controllo iniziale per la consegna o se è un controllo iniziale per la presa in manutenzione. Dopodiché dovremmo inserire le ragioni sociali e l'obbligazione dell'attività protetta, andare a inserire i dettagli del nostro impianto, linea collettiva, indirizzata se sono presenti dei rivelatori ASD. Successivamente inseriremo l'identificativo dei documenti che abbiamo raccolto, quindi dobbiamo identificare il progetto, gli schemi elettrici, le planimetrie riportate, i calcoli di flusso nel momento in cui stiamo andando a controllare anche i dispositivi, quindi sono presenti dispositivi di campionamento dell'aria all'interno del sistema, e la lista dei controlli dettagliati di tutti i componenti del sistema. Dobbiamo inserire se sono presenti delle non conformità oppure no, e firmare e compilare con i nostri dati. Le pagine successive del prospetto A si compone, l'allegato A si compone di quattro pagine, quindi la prima che abbiamo visto, poi c'è tutta una serie di controlli visivi documentali, di controllo visivo dalla parte elettrica del sistema e di controlli dei collegamenti a terra, quindi una prima parte di controllo della realizzazione del nostro impianto. Nella terza pagina invece andremo a verificare effettivamente l'efficienza dello stato del sistema, quindi andremo a fare dei controlli sui nostri componenti, dei controlli sulle linee, dei controlli sui sistemi di ripetizione se presenti, e dei controlli sulla centrale e sui segnalatori ottico-acustici. Come vedete, per effettuare un buon controllo su quelli che sono i segnalatori ottico-acustici, dovremmo dotarci di un fonometro e di un luxometro, perché per misurare che effettivamente superiamo i 5 decibel di rumore ambientale all'interno di un ambiente, è necessario misurarli con un fonometro. Per esempio, all'interno di camere da letto dobbiamo garantire i 75 decibel su testa da letto, quindi il fonometro torna utile per fare tutta questa tipologia di controlli. Nell'ultima pagina, nell'ultimo prospetto dell'allegato A, andiamo invece a verificare quelli che sono, andiamo a compilare quelli che sono i campi per quanto riguarda le prove da effettuare sui sistemi di campionamento dell'aria, quindi aspirazione e campionamento aria per verificare la presenza di fumo. Come vedete, avete dei tempi di risposta entro i quali il sistema deve andare in allarme e poi tutta una serie di checklist da compilare e da verificare in base alle esigenze richieste. Successivamente passiamo a quella che è l'appendice B, quindi in questo caso l'appendice B riguarda quelli che sono i controlli periodici sul nostro impianto, quindi manutenzione ordinaria, straordinaria e controllo semestrale. Difatti, sopra segnalate quello che è il controllo che state effettuando, anche qui inserirete ragione sociale e ubicazione dell'attività protetta. La prima pagina è molto simile a quella dell'allegato A, quindi dovrete andare a identificare la tipologia dell'impianto, la presenza di rivelatori ASD, l'esecuzione elettrica se civile o industriale, inserire eventualmente disegni di progetto, progetti, normative varie che trovate sull'impianto e la presenza di eventuali non conformità. Successivamente abbiamo altre due pagine, quindi il primo allegato A è composto di quattro pagine, l'allegato B è composto di sole tre pagine. Qui andrete a fare i controlli sulla centrale, sul sistema, sulle linee e l'esito del controllo dettagliato di tutti i dispositivi che andate a provare. Ed eventualmente ci sono anche, è stato riportato, anche i controlli addizionali da effettuare sui sistemi radio se presenti. Quindi nel momento in cui all'interno del nostro impianto è presente un sistema di rivelazione fumi via radio senza fili, abbiamo una sezione apposita per segnalare eventuali non conformità oppure, se tutto va bene, flaggare la casella relativa. Nel terzo prospetto dell'allegato B troviamo quella che è, come per l'allegato A, la lista di riscontro per i controlli sui sistemi ASD, quindi sistemi a campionamento aria per l'aspirazione e la presenza di fumo. Questa, bene o male, è la copia di quello che è l'allegato A, la quarta pagina dell'allegato A, dove andremo a riportare quelli che sono i controlli e le prove effettuate sui sistemi di ricampionamento aria. Lascio la parola al collega per la spiegazione un attimino dei sistemi dell'EVAC e ci rivediamo dopo per i saluti. A te Adriano, grazie. Sì, eccomi. Allora, per concludere il discorso relativo alla rivelazione incendio, noi ricordiamo ai clienti che disponiamo anche di sistemi di evacuazione sonora con centrali a 2, 4 e 6 zone e ovviamente con tutti i relativi accessori, quindi diffusori, microfoni, basi microfoniche. Ovviamente questo per ricordarvi che nel caso in cui doveste trovarvi a fare un'offerta,
completa in una struttura, magari non vi dovete dimenticare di noi, ci siamo anche con questa tipologia di prodotti e siamo competitivi anche sotto il profilo commerciale, quindi mi raccomando, qualsiasi cosa rivolgetevi al vostro consulente tecnico commerciale di zona per una quotazione anche inerente ai sistemi appunto di EPAC. Io ho terminato la presentazione, ringrazio Marzio e ringrazio tutti voi, insomma, di aver partecipato a questo webinar. Ridò la parola al collega per i saluti finali e vi rimando ai prossimi webinar che si terranno a breve. Grazie per l'attenzione e buona serata. Salve a tutti, ringrazio Adriano per la splendida presentazione e per la collaborazione durante questo webinar. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti durante il corso e aver partecipato ai nostri corsi così numerosi. Spero che il corso sia stato di vostro gradimento e sia dimostrato uno strumento utile per poter prendere nuove informazioni e concetti per il vostro lavoro, soprattutto in questo ambiente in continua evoluzione con le normative che cambiano di anno in anno. E vi do l'appuntamento al prossimo webinar che si terrà il 30 giugno alle ore 18, dove parleremo di sistemi di VCC con soluzioni tecniche e funzionali. Grazie a tutti ancora per la partecipazione e buon proseguimento di serata.